Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. De Ligt tuona nuovamente, lascia, sgancia una nuova bomba contro la Juventus, ma ha ragione al 100%, De Ligt ha ragione. Ora non è perché uno è juventino e deve assolutissimamente a spada tratta difendere i propri colori anche di fronte alla menzogna più totale, perché questa è una menzogna più totale. La Juventus non è una squadra di Champions, non lo è, forse proprio non lo vuole vincere nemmeno lei. Ed è la verità. E se un giocatore dichiara questo, che è all'interno e le cose le percepisci ancora meglio di un tifoso, e allora sono dichiarazioni pesanti, pesanti, sono dichiarazioni pesanti. Ma bene o male il tifoso juventino, quello intelligente, lo ha capito, che con questa dirigenza, con questa presidente, con questo presidente, con questo allenatore soprattutto, non c'è futuro, non c'è futuro, non c'è futuro. Ma prima eravamo forti in Italia, adesso non lo siamo neanche in Italia. Siamo un'accozzaglia inguardabile, con un direttore d'orchestra che non sa neanche cosa sia lo spartito, con un direttore d'orchestra che telefona a un giornalista per farsi riempire d'alibi, con un direttore d'orchestra che telefona al presidente e chiede aiuto, mi stanno cacciando, con un direttore d'orchestra che tutto il mondo calcistico, abbandonato dai tifosi, abbandonato dalla stampa, abbandonato dal vicepresidente che per la seconda volta lo vuole prendere a calci nel culo. Non ha la dignità di dire mi dimetto. Di fronte a Marcello Lippi, l'uomo che ha vinto i mondiali e che ha dichiarato queste testuali parole. Quindi le parole di De Ligt non devono essere prese come una cosa sciocca. Una cosa insignificante. Le parole di Delitto sono vere, sono vere. Noi non siamo una squadra da Champions, noi non siamo una società da Champions, ma no, perché non abbiamo i mezzi. Forse dove si sbaglia Delitto è questo, non perché non abbiamo i mezzi economici, perché i mezzi economici ce li abbiamo, e questo fa più male. Questo fa più male. È che la proprietà ha preso ormai questa società e l'ha trasformata in un business. In un business che praticamente ha messo dei paletti di vittoria. Per loro, ripeto, lo scudettino e gli ottavi, quarti di Champions. E loro sono a posto con i conti. Lo stadium sold out, questo, ripeto, quando le cose andavano bene. Ora purtroppo, ripeto, con questa dirigenza politica, perché io vedo troppa politica alla Juventus, c'è troppa politica, troppi personaggi che non vogliono lasciare la sedia, troppi personaggi che non vogliono essere, non vogliono fare l'uomo. Lo stesso Nedved, io che vengo considerato come il due di coppe quando la brisco le spade, voglio che questo presidente, questo allenatore se ne vada, mi fanno capire, tu non conti un cazzo. Stai lì a cuccia buona, allora mi ti metto. Basta. Ripeto, ma ripeto, fa male perché, ripeto, lo dichiara un giocatore che è stato dentro la Juventus, che ha visto come ragiona la Juventus, ha visto che cosa c'è internamente e non c'è in questa squadra la Champions. Lui, il signorino, vuole la Superlega. Altra dimostrazione che vuole la Superlega per fottere soldi, per fottere soldi, per fottere soldi, per fottere soldi. Io ripeto, lo stadio vuoto è una piccolezza di fronte all'ignobile che è questo presidente. Questo presidente che ha spento tutto, ha spento passione, stadio, ha spento tutto come un interruttore per la luce. Ma si è incazzati fino alla fine, forse io.